A 6 mesi dall'avvio delle nuove misure di sostegno al reddito è attivo il nuovo patto per il lavoro per chi percepisce il supporto per la formazione e il lavoro, SFL, e l'assegno di inclusione sociale, ADI. È emerso però che molti sono gli aspetti da chiarire, soprattutto in merito all'accesso alle condizioni di svantaggio. Ecco perché l'ambito di Trani Biceglie, attraverso l'ente erogatore della misura ADI, insieme ad ARPAL Puglia e con il supporto della Guardia di Finanza, hanno deciso di proporre alla cittadinanza una guida attraverso cui orientarsi. L'obiettivo è tendere all'occupazione dei cittadini. Altrimenti si rischia di sfociare nel mero assistenzialismo. Questo ARPAL Puglia siglerà nei prossimi giorni un protocollo per far sì che la presa in carico di questi cittadini sia appropriata nell'ottica di uscire dalle misure di integrazione al reddito e di andare invece ad uscire dalla trappola della povertà cercando un'occupazione stabile. Oltre alle misure nazionali si è acceso un faro sulle diverse esigenze della fascia povera che caratterizza la popolazione dell'ambito territoriale di Trani e Biceglie. Numero di richieste che sono pervenute a Trani e a Biceglie, in modo particolare sull'assegno di inclusione. Abbiamo anche definito con una graduatoria sia per Trani che per Biceglie la graduatoria dei RED, che è un reddito di dignità a livello regionale, e fra qualche giorno partiranno anche le convenzioni sia con il Tribunale che con la Procura della Repubblica. Turismo e agricoltura sono i settori che fanno ancora fatica ad accogliere e soddisfare le richieste di lavoro, altro tema su cui si porrà l'opportuna attenzione. Qui però bisogna fare una riflessione sul perché l'incrocio domanda-offerta non regge, forse bisogna mettere un po' l'attenzione sui livelli di reddito che vengono garantiti sul territorio.